Nizza Social Club è appunto un contenitore di diverse realtà del terzo settore cittadino. Ci stanno dentro comitati di quartiere, associazioni di volontariato, associazioni culturali che si sono incontrate diciamo, trovandosi d'accordo su alcune questioni relative alla gestione dei rifiuti in città, ma poi anche nel contesto territoriale regionale. Abbiamo tutte queste realtà hanno sottoscritto un documento dove vengono fatte delle proposte su alcuni aspetti che sono inerenti alla raccolta differenziata in città. Chiaramente non siamo tuttologi né esperti, totalmente esperti del settore, quindi abbiamo dato solo come dire, delle idee su quelle che secondo noi potevano essere degli aspetti migliorabili, ad esempio la comunicazione ambientale o anche la possibilità di vivere i quartieri e di aiutare chi non ha i mezzi, anche proprio materiali, per conferire il rifiuto differenziato. Il ciclo dei rifiuti deve partire dal basso, perché i due anelli che si debbono congiungere sono quello di un'amministrazione decisa, motivata, che vuole risolvere il problema e di una popolazione che collabora. E non c'è dubbio che la popolazione collabori soltanto se vede che le amministrazioni fanno sul serio, quindi è un evento circolare, il classico cane che si morde la coda. Quindi quello che c'è da fare è banalissimo, lo sanno tutti. Fra l'altro in Calabria la densità abitativa diciamo, e la grandezza dei comuni e delle città che vi si trovano sono l'ideale per fare un ciclo virtuoso dello smaltimento dei rifiuti che prescinda dall'incenerimento e che porti, proprio per questo, porti verso zero le discariche, perché fra le altre cose chi faccia l'incenerimento come alternativo alla discarica o è poco informato o semplicemente dice una piccola grande bugia, nel senso che incenerire i rifiuti è il metodo più sicuro per implementare le discariche all'interno del ciclo, in quanto il 25% circa di quello che si brucia diventa cenere che poi va messa in discarica e ceneri che concentrano elementi pericolosi e quindi potenzialmente dannosi per la salute.